Assunti, io sono Silvia Moronese, sono in Commissione Ambiente al Senato. Io sono poco conosciuta. Fanno così perché sono una delle più timide, però la mia voce oggi non vuole essere né timida, anzi vuole essere decisa e forte, perché è la voce di quei milioni di italiani che ci hanno mandato qui a lavorare e stiamo lavorando, un lavoro che loro per 30 anni non sono stati capaci, anzi non hanno potuto svolgere. Io oggi parliamo di consultazioni, queste consultazioni farsa, quando hanno già deciso nelle segrete stanze fra pregiudicati e condannati. E allora io mi chiedo, Napolitano, il presidente Napolitano, 20 anni fa, no? Quando era ministro degli interni, perché non ha indetto una di queste riunioni per risolvere il problema della terra dei fuochi, anziché tenerle le dichiarazioni dei pentiti nelle segrete stanze? Perché non ha indetto una riunione per risolvere il problema dell'Ilva a Taranto? Perché non ha indetto una riunione per parlare di tutti quei cittadini che si oppongono alla no TAV? Allora, loro sbagliano in tutto, sbagliano nel merito e nel metodo. Nel metodo perché è qui che si deve decidere le sorti del paese, con la rappresentanza di tutti i gruppi politici e non fra pochi eletti. E inoltre sbagliano nel merito perché loro hanno perso di vista quelli che sono i problemi degli italiani, ma cercano di concordare semplicemente chi deve essere il prossimo a riscaldare la poltrona. Fanno una guerra, una gara al massacro, a chi deve buttare più giù l'Italia. Io a questo non ci sto, io a questa gentaglia la voglio tutta fuori dal Parlamento. Voi dove la volete? Fuori e dentro! E allora con questa decisione unanime che li vogliamo tutti fuori, io adesso vi saluto perché chiudiamo anche la diretta, mi dicono, però noi rimaniamo in piazza fra i cittadini, perché noi siamo i cittadini si devono riprendere questo Stato. Grazie, ciao a tutti.